qua siamo a fronte dell'acqua al vino, non è rinnovo. Controlleremo tutto, controlleremo tutto, non vi preoccupate. Allora, ispettore Autorino, che già conosciamo. Prego, signor Pubblico Ministero. Allora, ispettore, ci vuole raccontare quali furono i rilievi che furono fatti sul luogo dell'omicidio del 9 settembre 85, anche perché abbiamo poi il solito fascicolo fotografico. La data è il 9 settembre del 1985, l'ora dell'intervento è alle ore 15. La posizione della donna era sdraiata sul fianco sinistro, intanto il corpo era già a un livello medio di decomposizione, perché appariva molto gonfio, spellature diffuse, il viso era quasi irriconoscibile, il colorito del cadavere assumeva quella tipica del cuoio bagnato, dunque era molto nero. A 5 metri circa vi è un anfratto, in posizione supina si rinviene il cadavere dell'uomo. Quindi dentro? Dentro. Anche questo cadavere era nudo e senz'altro, almeno dall'apparenza e dall'odore, si doveva presupporre che era uno stato medio di decomposizione. Vogliamo vedere le foto? Prego. Si può vedere l'autovettura e la tenda. Si vedono abbastanza bene. Vogliamo vedere chiaramente il ragazzo? Noi apprezziamo una gora di sangue che è indicata sullo schizzo planimetrico. Facciamo, allarghiamo. Dalla lettera H, di 40 centimetri circa di diametro. Insieme del cadavere rimosso dalla posizione originaria per meglio evidenziare le mutilazioni. Le mutilazioni hanno interessato il seno sinistro tagliato di netto fino ai muscoli pettorali, con strumento molto affilato come potete vedere dai lembi, che non si presentano frastagliati, e della regione pubblica, tanto da far intravedere ansia intestinale e altre substrutture sottovulvari.